Buongiorno, oggi è sabato, sono svegliata da 10 minuti circa e ho urgente bisogno di un caffè. Sono svegliata alle 7:30 e c'è un casino stamattina, c'è un allarme impazzito, credo. Dunque, stamattina mattinata di pulizie e vabbè, c'è il cambio del copridivano e del copriserie. Le lenzuola le cambio la settimana prossima. E se no mi si accumula un sacco di roba da lavare. A parte che fortunatamente, cosa positiva del caldo e dell'estate, è anche che le cose asciugano in fretta, quindi faccio presto a smaltire la roba da lavare. Comunque. Però prima di iniziare con le pulizie devo montare un video, quindi poi a seconda dell'ora che sarà quando avrò finito mi regolerò su quello che posso fare, perché vorrei fare sti cavolo di vetri. Magari anche se non li faccio proprio tutti, farne almeno, iniziare a farne qualcuno. Andiamo col secondo caffè perché stamattina non connetto. Avrei potuto montarlo ieri sera il video, però non c'avevo voglia. Mi sono detta, vabbè, tanto domattina, io comunque mi sveglio presto, poi faccio domattina. Solo che la mattina appena sveglio è un po'. Non è proprio il massimo. E quindi andiamo di caffè, almeno. Comunque stamattina mi sembra anche di stare meglio con le vertigini. Ieri, mamma mia, c'è il bassotto giù nel prato, non smette di... Oh, ha smesso. Ha abbaiato di continuo. Ecco, ora ricomincia. E la Lola ringhia. Quando si incontrano giù, sto bassotto abbaia di continuo, ma non si ferma un secondo, mamma mia. Allora vorrebbe giocare e lui abbaia, a lei anzi, perché è una femmina, abbaia, abbaia, abbaia e basta. Ma ha smesso veramente, meno male. Io comunque sono ancora qui alle prese con il video e mi sa che sarà ancora una cosina lunga e sono le 9. Ha ricominciato. No, Lola, lascia stare, su. No, no. Ok, mi sa che i vetri li rimando perché sono quasi le 10 e io devo ancora finire con il video. Una mezz'oretta ancora mi ci vuole. Quindi non so se poi riesco a fare anche i vetri, magari faccio solo questi qui in salotto e poi prossimamente, nei prossimi giorni, nelle prossime puntate, farò anche i vetri delle altre stanze. Io volevo farli tutti, tutti insieme, però effettivamente è un lavorone perché sono tanti, quindi vabbè, anche se ne faccio un po' alla volta, chi se ne frega, che poi tra l'altro dovrebbe piovere domani, dice, le previsioni del tempo dicono che domani dovrebbe piovere. E questo vetro qua, questo esattamente, quando piove si sporca sempre, perché sopra non ha nessuna copertura, mentre gli altri hanno le terrazze del piano di sopra. E qui non c'è niente, quindi si prende, si becca più tutta la pioggia. Infatti questo in realtà l'ho pulito più spesso rispetto a tutti gli altri, perché appunto adesso anche non si vede, però ci sono, quando ci batte il sole si vedono tutte le macchioline della pioggia, non è proprio il massimo da vedere, però non è che siano sporchissimi, a parte quello della cucina, la parte sotto che c'è tutte le macchie che fa op quando esce fuori, che poi appoggia il naso sul vetro e fa tutte le macchie. Io comunque vorrei anche fare colazione, possibilmente, visto che sono le 10. E ieri avevo preso, ieri l'altro, non mi ricordo quando era, avevo preso queste brioche al penny per fare il forno.
Questo qua è quasi quasi. Provo a farmene una. Vediamo un po' come funziona la cottura. Allora, nel fuoco. La madonna. 23-27 minuti. No. Come non detto. Me la faccio un'altra volta. Speravo una cosetta un po' più veloce, ecco. Alla fine mi sono fatta un nocciolino e poi mangerò due di questi biscottini che mi ha mandato la ragazza, che sono veramente troppo buoni. Allora, ho quasi finito con il video e sono quasi le 11. Mi sa che i vetri stamattina non li faccio. Cominciare adesso, devo anche cambiare il copridivano. No, devo mettere la lavatrice. Mettermi adesso a fare anche i vetri. Mi sa che lo rimando. Vado a vestirmi perché, come potete notare, sono ancora in pigiama. E appunto mi vesto e comincio finalmente a pulire. Comunque, a proposito del pigiama, cioè questo pigiama è troppo carino, è super comodo e morbido e l'ho pagato 6 euro da Kia B. Anche quelli del mercato costavano 6 euro, ma non sono affatto così comodi. Cioè, hanno una stoffa, ho provato, e fa caldo. Quella stoffa che probabilmente non è cotone e quindi fa sudare. Non so se riuscirò a utilizzarli, peccato perché ne ho presi due. E, mentre questi qui di Kia B sono veramente ottimi. E se ricapitiamo da quelle parti devo assolutamente riprenderli. Sono riuscita a legarmi i capelli, sono abbastanza lunghi da fare un piccolo codino, perché ho cambiato il copridivano e stavo sudando tantissimo. E quindi niente, ho legato i capelli, anche se non mi posso vedere con i capelli legati, ma vabbè, pazienza. E mi sta anche venendo il mal di testa, non so se è sempre legato al fatto che, insomma, poi il ciclo, il secondo giorno di ciclo, quindi ci sta che sia per quello e un po' anche probabilmente anche per il caldo. Dobbiamo andare a recuperare i ventilatori giù, per forza. E per il momento ci teniamo quelli che abbiamo, poi magari quando troviamo qualche occasione di prendere quelli con la piantana, qualche offerta. No, Hop mi ha già riempito di erbacce il divano, il copridivano pulito. C'è tutti questi cosini qua che si impigliano nel divano, nel tappeto. Che palle! Comunque, stavo dicendo, ho adottato questo nuovo sistema. Siccome l'aspirapolvere mi abbandona a circa metà del lavoro e devo rimetterla in carica, allora faccio così, passo lo Swiffer e prima di passare lo straccio con il prodotto sui mobili passo l'aspirapolvere. Così quando si scarica la metto in carica e io poi nel frattempo che l'aspirapolvere si carica finisco di spolverare appunto con un passo il prodotto e lo straccio. Almeno ottimizzo i tempi. Ok, ho finito giusto in tempo di pulire perché tra poco arriverà Marco. Che oggi veramente fa un caldo terribile. Ora quando arriva Marco portiamo giù i cani e poi andiamo a recuperare un po' di ventilatori giù nel seminterrato, così probabilmente saranno da pulire. Li avevo impacchettati, ci avevo messo un sacco della spazzatura, l'avevo chiusi così per non farli riempire di polvere, quindi spero che siano abbastanza puliti. Anche perché Francesco di là in camera sua veramente c'è una fornace, poi lui sta in alto quindi il caldo va su e poverino. Ok, ho recuperato un po' di ventilatore. Ne avevamo addirittura 4 di questi qui piccolini, così non me lo ricordavo. Ora li apro, controllo che siano abbastanza puliti.
e li sistemo. Allora, ho sistemato i ventilatori, gli ho ridato una pulita, ne ho messi due qui, uno è in camera nostra, uno da Francesco e poi c'era anche un raffrescatore che ha portato su Marco. E anche quello l'ho messo in camera di Francesco perché ha la stanza più calda, quindi è così giù c'ha il raffrescatore e in alto gli metto il ventilatore normale per quando va a dormire. Solo che ci serve una prolunga per poter attaccare i ventilatori in camera di Francesco perché le prese sono distanti dal punto dove devo mettere i ventilatori, quindi dopo andremo a prendere la prolunga così li ricollego. E questi invece sono sistemati. Ora quasi quasi ne attacco uno perché almeno uno. Che non va. Perfetto, cosa è successo? Che cazzo era successo? Con uno non va. Prima velocità non si accendeva, ora sì, però vabbè. Ora mi faccio da mangiare perché ho andato a dormire senza mangiare e io l'avevo aspettato per mangiare e mi faccio il panino, mozzarella e pomodoro 1 e ora gelatino. Ok, sono andata a fare la doccia che c'era il sole, che c'era sereno, non ci sono stata così tanto a fare la doccia comunque. Sono stata 10-15 minuti in tutto, sono tornata, il cielo è nero. Vedi che allora aveva ragione forse il mio metodo a dire che c'erano temporali in vista. E comunque io ho fatto la doccia appunto. E così quando Marco si alza poi usciamo, andiamo a comprare questa prolunga, così attacco il ventilatore Francesco e poi non so se faremo qualcosa, visto che è sabato. Un girettino, sempre che non piove ovviamente. Io che speravo di andare a fare un giretto, l'ho dovuto pregare anche per andare a prendere la prolunga. Stiamo per fare le lasagne al salmone. Dun 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 dun. Da 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 da. Perché faceva freschino, quindi abbiamo deciso di fare una cosa per cui bisogna accendere il forno. Cosa vorresti dare la colpa a me? Allora, non abbiamo la cipolla, abbiamo, cioè siamo pronti adesso, però abbiamo questo surgelato, quindi così basta che dici. Ritagli di salmone affumicato, perché Magari prima il burro, prima del salmone. Cipolla, burro, un bel pezzettone, manca un altro un bel altro pezzettone, sì, ecco. po', così, e Vai, facciamo andare. ok. Io intanto a fette bocconcini. Ma se sono già ritagli. Sono ritagli, ma sono ritaglioni. Mettiamo anche il prezzemolo qui. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Ah, c'è solo prezzemolo e aglio, mi sa. No, non c'è No? neanche quello. Ah, allora nulla. Ci manca anche il prezzemolo. Proprio organizzatissimo questa lasagna. Io tampone scivola da fare. Non l'hai tagliato? Sì. È tutto impastato. È impastato perché lo sai che il salmone si impasta. Fallo cuocere un attimo, vedi che si spasta. Ma ce lo sta venendo, fallo cuocere. Ma questo lo stiamo seguendo. No, dai, metticelo. No. Poi se non ti sa poco di salmone, mi dai la colpa. Se ti sa poco di salmone. Ormai è tardi, ci Perché puoi tardi? Che rimettere perché sta cos'è? cuocendo Ah sì, qui. no? Vabbè. Vino bianco cubi. Cercando di sbriciolarlo. Quando cuoce 2 minuti che si sbriciola meglio, no? Si faceva prima a frullare tutto. La cremina, no? Che schifo.
Mi rialza il muro, ti amalgama meglio. Ce l'hanno messo un altro po', così via lo stratino salmonoso. Non è vero. Come non è vero? No, potresti mettere lo stesso. Ma dai. Come dai? Questo è andato con la cottura ormai. Povero salmone! Se n'è andata un bel giardino. Cercavo di farci un po' di vino. Quel salmone mi giardino che prima hai fatto. Buon va bene, se n'è andata un bel giardino. Che stai andando l'altro salmone? No. Ah. Il giardino. Poi abbiamo fatto la besciamella. Sì. E l'abbiamo confezionata anche su bello per conservarla fatto. Meglio esatto. Che la sconservo io sì. Strofa secondo me non è abbastanza buona. Ah. No, ce la voglio dell'altro. Ne avevamo fatte due fortunatamente. Poco. Un filino di olio in fondo alla teglia. Ma ho sbagliato teglia? Mi sa di sì. Cazzo, ma non te ne sei accorto? Cioè, a me mi dici cazzo, non te ne sei accorto? Vabbè, la cambiamo. Cioè, non è che sono prettamente il più visto di casa. Qui un filino più abbondante perché è più grossa. Un casino. Chi? Te. Ci sono apposta io per fare casino. I veri chef fanno casino. Ma scusa è buono. Non c'è scusa che tenga, è la pura verità. Ti puoi spostare. Oh, ascolta. Vorrei aspettare un secondo. No, te non potevi aspettare, no, perché c'è la pulire in mezzo. Ti vedo là dietro. Ci vuole più salmone. Dio mio. Ok, visto che non si esce, vado a rimettere i miei vestiti da casa. Siamo solo andati a prendere la lunga. Ta-da! Lasagne pronte. Assaggiamo. Dopo averle mangiate, quindi ci voleva più salmone. Sì. Dai, come hai detto di no? Scherzavo. Che miseria. Anzi, erano saporitine. Allora, io sono qua ovviamente con Olaf sulle gambe a scaldarmi. Ho mangiato quelle lasagne che erano buone, però mi hanno messo una sete e sto bevendo continuamente. Ora mi metto a montare un video, in realtà ho già iniziato. Alcuni di voi mi hanno detto che mi fa piacere se pubblico più video, quindi quando riesco lo faccio molto volentieri, mi fa piacere. Quindi mi rimetto al montaggio del video e vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.